Ciao a tutti, Ciao. oggi parliamo di un argomento molto dibattuto e su Spinoso, ca... oserei dire, È spinoso. vero. È E vero. sul quale esistono tantissimi dubbi e anche un po' di ignoranza, nel senso che parleremo della differenza tra il perdere peso e il dimagrire. Molti di voi penseranno che sia la stessa cosa, non è così. Proprio per niente. Perdere peso significa perdere massa corporea, quindi indistintamente massa magra, massa grassa e acqua. Dimagrire vuol dire perdere esclusivamente o comunque in maggior parte massa grassa. E un personal trainer dovrebbe fare il lavoro di dimagrimento, nel senso che dovrebbe tenere monitorato il proprio cliente continuamente, proprio per evitare di andare a perdere nel percorso di allenamento piuttosto che di nutrizione, andare a perdere peso e insieme a questo peso della massa magra, quindi della massa metabolicamente attiva, nonché dell'acqua. È importante lo stato di idratazione, anche quello va tenuto in forte considerazione. Giusto? Certamente, quindi allenamenti mirati, fatti bene, non troppo stressanti, e diete fatte bene, equilibrate, non troppo stressanti, per perdere esclusivamente massa grassa e non andare ad intaccare la massa magra, ad andare in catabolismo. Certo, quindi prestate molta attenzione agli allenamenti che fate e alla vostra alimentazione. Deve essere tutto in estremo equilibrio. Vi salutiamo. Ciao, 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 ciao. ciao, ciao.